Quante volte ci capita di smontare un componente della nostra auto, moto o perché no, di qualche apparecchiatura di casa nostra e non riusciamo purtroppo ad arrivare a pulire negli angoletti, negli spazietti più remoti di questo pezzo, che sia una grande superficie o una piccola superficie. Quindi non riusciamo a pulire, a togliere la ruggine, il grasso, né con detergenti, con spazzole, pennelli e cose varie. Quindi nel video di oggi parleremo appunto di una pulizia fatta un po' particolare. Come? Col metodo di sabbiatura. Lo vediamo subito dopo la sigla. Bentornati qui nel mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi presentiamo lei, la pistola sabbiatrice modello PDSP1000E6, preso alla Lidl nei cestoni della Parkside a poco meno di 15 euro. In dotazione ci danno una pistola che conterrà la sabbia, due brick di sabbia, due barattolini di sabbia, un contenitore e un attacco già montato, attacco rapido per l'aria del nostro compressore. Andiamo a vedere le caratteristiche dietro la confezione, come di consuetudine, e vediamo poi all'atto pratico come si comporta, se vale la pena spendere questi 15 euro. Bene, come abbiamo appena detto, ci saranno presenti all'interno della scatola due barattoli di sabbia con grana 40-60, la pressione di esercizio di lavorazione che può permettersi questa macchina è di massimo 6,3 bar, il serbatoio lo troviamo appunto nella parte integrante della pistola, più accessori. Gli accessori non sono altro che gli ugelli in base a come dobbiamo gettare noi la nostra sabbia. La pistola in questione funziona tranquillamente con un compressore da 25 litri. Chiaramente per chi avesse come me un compressore da 50 litri o superiore è ancora meglio. Andiamo a vedere dunque, il consumo d'aria massimo saranno di 320 litri al minuto. Serbatoio per sabbiatura è circa di 0,9 litri, perciò quasi un chilo di sabbia a disposizione. Pressione di esercizio, come abbiamo detto, massimo 6,3 bar. Accessori in dotazione, un sacco di raccolta con fascetta a vite, che è quello che sarà sotto la pistola per il ricircolo appunto della sabbia quando verrà spruzzata fuori, un raccordo montato, come abbiamo detto, quello per l'aria, poi un accessorio piatto, un puntiforme, uno per spigoli e uno per angoli interni e 2 kg di materiale per sabbiatura, grana 40-60, l'abbiamo già detto, quindi non ci resta che aprire. Come al solito faccio una premessa, io non sarò un grande consumatore di questo oggetto, di questo utensile, ma mi allettava e mi piaceva da morire l'idea di averlo, perché alcune volte mi capita di dover andare a pulire qualche pezzo proprio in angoli nascosti che non riesco né con la spazzola e né con qualsiasi altro tipo di detergente. Quindi secondo me può essere una buona alternativa. Come sempre vi ricordo in continuazione, anche se lo sapete bene, che io non ho mai un progetto in mente. Una cosa che vi dico, che ho visto che molte persone si fanno un cassettone e creano veramente una postazione di sabbiatura, una sabbiatrice doc. A questo punto io non posso e non voglio fare chissà quale accrocco, allora si potrebbe utilizzare, far usare appunto questa pistola o in un cartone, o perché ho pensato, perché no, in una busta. Allora se ci riesco prenderò un pezzo arrugginito, qualcosa da provare a pulire con questa pistola, ma senza dover in tanta polvere, perché vi assicuro che fa veramente tanta polvere quando si va ad erogare, a spruzzare questa sabbia per pulire, più il prodotto, diciamo, quando arriverà ad impattare sul pezzo che stiamo scrostando produrrà altra ulteriore polvere o sostanze magari tossiche per i nostri polmoni. Quindi ho pensato di metterlo dentro una busta, vedendo se riesco ad unire l'utile e il dilettevole, quindi per recuperare un po' di sabbia e per evitare che i miei polmoni assumino tanta polvere, anche perché non voglio mettere la maschera perché qui dentro fa veramente caldo. Quindi spacchettiamo e diamoci da fare. Tante volte l'ho guardata e gli ho detto ti porto a casa con me, ti porto a casa con me, ma ogni volta non ero convinto. Questa volta ho detto ma chi se ne frega, la prendo. Allora, fuori dalla confezione mettiamo subito la pistola, gli accessori, i due barattoli di sabbia come già detto, della stessa grana 40-60 che è reperibile in commercio, in negozi di brico o online, e il suo manuale di istruzioni. Gli andiamo a dare una veloce occhiata e vediamo se troviamo qualche cosa da sapere prima di fare il primo test. Che okay, qui ci fanno vedere nel disegno, diciamo nel foglio illustrativo, come è composta, da che cosa è composta la nostra pistola sabbiatrice, e poi abbiamo qualche piccolo accorgimento, come ad esempio le pressioni, le rumorosità e quant'altro. Possiamo vedere, ok, il livello di pressione acustica 84,4 decibel, incertezza più o meno il 3 decibel, livello di potenza acustica e altre piccole informazioni. Adesso lo andiamo a collegare e vediamo. Beh ragazzi, voi non avete la minima idea di quanto possa essere entusiasta io di questo acquisto. Ripeto, non la userò tantissimo, ma voglio vedere come funziona e se funziona, anche se credo che con molto spreco di sabbia possa fare tranquillamente il suo lavoro. Ok, diamo un'occhiata più da vicino ai quattro accessori presenti nella busta.
dal momento che non è una macchina professionale, ci danno questi accessori appunto per cercare di rendere più efficiente possibile la macchina con meno spreco possibile di sabbia. Ad esempio, se io dovessi andare a pulire un angolare, vedete, questo qui ci si infila bene e vado direttamente magari su uno scatolato, non so, di ferro, un lamierino o qualcosa del genere. Questo dovrebbe essere a getto dritto. Questo per un angolare è ancora più grande, vedete la forma, uno un angolare aperto e uno un angolare chiuso. E poi questo, diciamo, addirittura per superfici, per poter attaccare e fare magari appunto attrito sulla superficie da sabbiare per pulire. Perché, ripeto, non ha un ugello che ci permetterà, o una pressione che ci permetterà appunto di sparare chissà quanto lontano. Inoltre la cosa bella e comoda è che nel sacchetto di ricircolo della sabbia, tutta la sabbia che dovrà essere, diciamo, sprecata verrà condotta all'interno di questo sacchetto, che comodamente poi per la rimozione, per tirar fuori la sabbia in esubero, quella che non è stata consumata, si aprirà questa zip e potrà, diciamo, essere riutilizzata rimettendola all'interno della pistola stessa. A mio avviso le due cose da sapere e da dire a prescindere sono: una, quella di aprire il tappo posteriore per inserire la sabbia al suo interno, questo è il contenitore che abbiamo detto porterà quasi un chilo di sabbia, e questa rotella che ha una sorta di potenziometro, diciamo, più e meno, per erogare appunto più o meno sabbia da sparare. Qui sarà contenuta la sabbia che farà il ricircolo quando andrà ad uscire, prima di uscire dal, diciamo, dall'ugello, vedete un ugello molto grande, e questo l'attacco normale dell'aria, attacco rapido. L'impugnatura non è una gomma molto morbida, però posso dire che queste piccole zigrinature, non so se riesco a farvele vedere, riescono, anche se è una plastica abbastanza liscia, abbastanza dura, il grip non è male. Questa si sente con una plastica molto fina e leggera, però per l'uso che dobbiamo farne, per quello che dovrà semplicemente fare, non vedo perché debbano mettere dei materiali più pesanti, più robusti. Quindi è leggera, veramente leggera, abbastanza ergonomica, il grilletto di azionamento per far fuori uscire la sabbia, carichiamo il compressore, attacchiamo il tubo e vediamo che succede. Ok, farò pochissimi test perché tanto, ripeto, non è che sono un carrozziere o ho la necessità di portare chissà quale tipo di informazione, però intanto possiamo vedere con questo scatolato a pochissima ruggine, però non è lucido. Vediamo se riesce a dargli una lucidata sia sull'angolo e sia, diciamo, frontalmente. Quello che dicevamo prima, ad esempio, con questo tipo di supporto. Potrà mettersi appunto, come abbiamo detto, sull'angolo perfettamente e camminare, diciamo, per pulire solo questo qui. Se poi volessimo dare su tutta la superficie, questo adesso è uno scatolato abbastanza piccolo, però lo posso fare, diciamo, di traverso con questa parte, in modo che vada ad aderire sulla superficie e ci sia meno spreco possibile di sabbia e sia la sabbia appunto più concentrata sul pezzo per poter pulire. Ok ragazzi, come detto prima, proverò l'esperimento usando diciamo la parte interna di questo sacco. Quindi io infilerò la sabbia nella pistola, metterò la pistola, il pezzo, e proverò a fare appunto effetto sabbiatrice, ripeto, sia per non inalare e sia per non consumare eccessivamente sabbia, almeno al primo utilizzo, perché so che ne consuma veramente tanta. Quindi andiamo a riempire e vediamo. Si aprirà il tappo come abbiamo visto prima, le grane sono 40 e 60, sono la stessa cosa sia per un barattolo che per l'altro. Andiamo a vedere un attimo la consistenza della sabbia, non so se riesco a dare un'idea, è una graniglia veramente veramente fina ragazzi, ed è alquanto appuntita, sembrerebbe quasi tipo polvere di vetro. Quindi andiamo, riempiamo, per una questione di comodità non vado a riempire tutto il barattolo, anche perché non mi serve, perché dovrò fare solo una piccola prova. Vado a regolare l'ugello su una via di mezzo, sia da una parte che dall'altra, io la metterò in una posizione centrale. Andiamo a mettere l'adattatore come abbiamo detto prima, inseriamo la pistola nel sacco e vediamo che fa. Ok ragazzi, ci siamo, il momento della verità. Molto probabilmente il sacco potrebbe bucarsi. Ah, una cosa che dobbiamo sapere è che l'ugello, vedete, un pochino possiamo girare o tutto quanto il pezzo o addirittura solo l'ugello. Io adesso lo lascio in posizione verticale in modo da avere una manualità abbastanza più libera. Allora, proviamo.
Wow! Beh, vi dico subito che già mi sta arrivando un po' di polvere addosso, nonostante io sia quasi alla parte finale. Comunque adesso provo a spostare la camera e vediamo un attimo. Ok ragazzi, il compressore si è ricaricato, cambio l'ugello e proviamo a fare la parte della superficie larga. Quindi andiamo a rimuovere questo beccuccio e mettiamo quest'altro adattatore. Ok, e prepariamoci per un altro po' di polvere. Beh ragazzi, il risultato secondo me è veramente favoloso. E a parte lo spolvero che è volato per terra, questa grosso modo, un attimo vi faccio vedere, è la quantità di sabbia che abbiamo consumato. Vediamo se riesco a farvela vedere, ok. Circa un bicchiere di quelli di plastica. Avete visto in real time il tempo che io ho erogato, ho spruzzato sabbia per fare quelle piccole superfici. Perciò vi dico che di sabbia ne butta veramente veramente tanta. Perciò se avete intenzione, diciamo, di acquistare questa scatola, questa pistola, secondo me, se avete intenzione di usarla abbastanza, un consiglio che posso darvi è createvi una scatola, un contenitore con una rete di filtraggio, in modo da poter setacciare prima di riutilizzare la sabbia e recuperarla, perché altrimenti ve ne consumerà veramente veramente tanta. Il compressore, avete visto, ha attaccato non anche troppo frequentemente, però consideriamo che il mio è da 50 litri. Ecco, magari una raccomandazione che mi sento di fare: non usatela in ambienti chiusi, o se lo fate usate sempre i DP, perché sono veramente importanti, qualora siano cuffie, che la mascherina per non inalare questa polvere, o come già appena detto, createvi un contenitore e lavorerete in sicurezza. Detto ciò, questo è il risultato del mio pezzo di scatolato. Che ne dite? E dunque ragazzi, anche questo video è giunto al termine, quindi io spero di aver fatto cosa gradita a portarti anche questo tipo di contenuto. Nei commenti lasciami le tue impressioni o se hai qualche domanda, se hai dei consigli dammeli, e io ti ricordo sempre di iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto, ricordati di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale, lascia un like se il video l'ha trovato di tuo interesse, ci vediamo alla prossima e grazie per essere stato con me anche in questo video fino alla fine del video. Ciao!